benvenuti in questo Let's Try the Warframe! Yeah! Questo è un gioco di ruolo sparatutto in terza persona online e free to play. Si concentra prevalentemente sull'aspetto cooperativo, ma le missioni possono essere fatte benissimo anche in single player. Avremo a disposizione moltissime missioni di tipo diverso in questa specie di universo futuristico nel quale impersoniamo un discendente di un'antica civiltà superpotenziata. Questa in questo momento è la nostra astronave e a noi è piaciuto molto come stile di videogame perché ci ricordava Mass Effect, che è una serie che ci piace moltissimo. Eh sì. E ora, dopo star recuperando vari pezzi dell'astronave per cercare di potenziare sempre di più, craftarci delle nuove armi, potenziare quelle già che abbiamo, che troveremo durante le nostre scorribande spaziali, siamo pronti per lanciarci in una nuova missione. Buongiorno! Guardami come sono carina! Ma no, veramente. Allora, Alice, potete scegliere tre classi, potete scegliere quella che volete. Noi abbiamo preso quella che attacca da vicino, comunque si comporta molto bene anche da lontano grazie alle armi che possiamo trovare. Non cercare di sparare! Aia! Ecco, questo è un cattivo poco simpatico che sta cercando di manipolarci il cervello affinché ci possa controllare. Esattamente. E possiamo andare in modalità stealth per cercare di attaccare i nemici da dietro e uccidere in un solo colpo. Possiamo attaccare da vicino oppure utilizzare le armi. Aspetta, ce n'è uno! Chi va? C'è uno che rispetta! Via uno. Ma come gli hai sparato? Non dai l'istante, tu gli spari. È che c'è di più stente di un proiettile alle spalle. Ma cosa? Ah! Brutti esseri. Va bene, continuiamo. Nella minimap in alta sinistra ci indica che cosa dobbiamo fare. Spara! Con chi ce l'hai? Con quel tipo lassù. Però dato che questo tipo ha resistito ai miei attacchi, lo uccido per bene. Che bello, hai fatto il mega colpo. Viola la sicurezza. Allora, questo sono queste specie di mini game, se possiamo dire. Devo premere spazio al momento giusto. Quindi, uno, due, le spalle. E tre. Perfetto. Potevo farlo più velocemente, ma vabbè, l'ho fatto lì. Eccoli ancora. Ah, arrivano. No, stavo sparando a nessuno, non importa. No, qui c'è un po' troppa gente, non mi lasciai sola. Per tranquilla. Che bello! Anch'io. Che bello! Adoro il primo colpo. Abbiamo bisogno dei super colpi, ognuno ha i suoi. E però credo. Granata o quello che è! Non lo so! Granata alle spalle, cos'è? Ci sta seguendo! Ci stai seguendo! Ci segue la granata, la granata a ricerca! Bellissima! Piano! Aspetta, fammi andare stealth. Si stealth un tubo, qui possiamo andare giù cattivi, ma se. Ma sì, sfascia. Rompi tutto! Sfascia! Va! Gli inibettisco tutti e li ammazzo mentre non ci vedono perché sono accecati e addormentati. Come vedete abbiamo attivato l'allarme. Quando si attiva l'allarme ci arriveranno un'infinità di nemici a ucciderci. Quindi guardate sulla minimap questo simboletto. Ho disattivato l'allarme a questo punto. Per un po' i nemici non verranno a darci più fastidio. Tipo questo qui dietro? Ancora gira sta... È terribile! Non mai sta cosa! No, è a vita! Oh! Chi è che mi sta sparando? L'ho raccolta! No, ce l'ho addosso! Ce l'ho addosso! Ce l'ho addosso! Cos'è successo? Corri! Ok, mi è esploso! Speravo di farmi esplodere in una lotta suicida! Solleva il segmento! Eccolo! Segmento! Che bello! Ma segmentone! Vai, dallo! Presto lo voglio! Raccogli il segmento! A te niente! Cattiveria. No, aspetta! No, noi siamo i Tenno. Le coordinate di questo segmento hanno indirizzato che Leone verso un convoglio di coloni. No, hai una scelta, andatene o disabilitare il coleone e salvare i coloni. Io salverò i coloni perché sono bravo, sono troppo bravo. Aia, no! Ho paura che mi sta controllando. Mi sta controllando un po' a me. Ora mi ammazzo io. È stata dimezzata, mi ha dimezzato la potenza dello scudo. Malefico. Sei uno schifoso, brutto Grinier. Grimilde, com'è che l'hai chiamato? Grimilde, sì. Aspetta, vai piano. Ora guarda, se spari, ti tiro in testa la spada in pieno. Oh! No, come ho fatto a mancarlo? Come ho fatto? No, è buggato, ma è morto. Come è buggato? Ma dai, l'unica volta! L'unica volta che mi... No! E comunque ho visto che gli hai sparato, t'ho visto. Vero. Sì. Sì, t'ho visto, lo so. Hai visto male. Piano, piano. Ok, a questo punto vedete, la missione si è divisa in due. Da un lato per scappare, penso sia la roba verde. Da un lato, invece,
per aiutare quei poveri coloni a rivedere la luce del sole. Piano piano. Allora, il mio è quello di sinistra e tu quello di destra, dai. Super, super attacco. Uno è andato. Via. Vabbè, esattamente non è quello che pensavo per attacco stealth, ma è funzionato. Quindi va bene lo stesso. Uno stealth un po' movimentato. Hai uno stealth un po' poco stealth. Solleva il reattore. E ora stai dentro? Cosa devo fare? Non sparare. Li devo sparare? Li sparo. Togli tutti i pezzettini. Sì. Sì, addio. Dai. Scaricaci il caricatore. Dai, ancora. Dai, ho pochi colpi. Voglio finire con l'ultimo colpo. Io volevo. Io questo dovrebbe alleviare le ansie dei coloni. Ma tu devi andartene ora. Prima di... Commenti fase critica. Cosa? Fase critica? Non lo so, scappa. Level up. Level up. Che bello il level up. Dove scappa? È inutile stare lì a fare tanti nemici. No, è inutile che scappino i nemici. Non scappate. Siamo tra amici. 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 Ma io avevo capito nemici. Sì, effettivamente l'ho chiamato i nemici 30 secondi fa. Comunque non importa. Il concetto è che dobbiamo scappare via di qua. Via di qua. Via. Ma lei usa. Ok, abbiamo attivato il lame. Vai la lame, allora, veloce, eh. Ho fatto tutto. Uno, sì, due, copro, tre. Eh? Tutto insieme in una volta sola. Perfetto. Comunque, queste sono sicuramente le prime missioni. Quindi può darsi che poi il gioco diventi più difficile. Non è che è. Però per il momento è abbastanza. Ancora una di quelle. Non ancora, visto, ancora. Ancora una di quelle. Chiudi la porta. Passa. Quella. Passa e non farla. Non farla passare. Non farà passare, ok. Non saprà. Non saprà. Aprire la porta. Aprire la porta. Stanno a aprire le porte. Maledetta. Ce l'ho sulla spalla. Tagliami. 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 Aiuto. Aiuto con quella donna. Non ti attaccami. Ti ha attaccato. Ma potevi fare. Potevi spararmi alla spalla, no? Non potevo. Stanno a aprire le porte. Maledetta. Veramente. Peggio dei robottini che giro per la morte nera. Questa è la parte finale, vuol dire che ora ci ingloberemo nella nostra sagoma e completeremo la missione. Yeah. Alla fine adesso ci dice più o meno se abbiamo potenziato le nostre armi, dipendentemente anche penso da che cosa abbiamo usato. Quindi più usate la spada, di potenza la spada, usate più il mitagliatore, di potenza il mitagliatore, e ovviamente salirete di livello. Prima eravamo nell'orbita del pianeta Terra. Ora siamo su Mercurio. Ah, carino. Facciamo la missione vera e propria, oppure vado solamente lì su Mercurio a rilassarmi e prendere il sole? Dicono che su Mercurio ci si abbronzi subito. Mamma mia, un sole. Mamma, che è fantastico, spacca, fantastico. Proprio. Bene, quest'estate tutti a prendere la granita su Mercurio. Sì, la granita di acqua lunare. Bene, questa qua è una missione di assassinio. Dovremmo cercare di assassinare. Le missioni sono diverse. Abbiamo missioni d'allerta, di cattura, di incursione, di salvataggio, di sabotaggio, di difesa, di sterminio e di assassinio. E di shopping, no? Togli questa ventola! Mia ventola! Piano! Piano! Allo scudo! Allo scudo! Allo scudo! E malefico! E eccolo qua, eccolo qua, t'ho visto! Non per farti scappare! Lo sai che ti ho. Ah! Dove sei? Ma aspetta un po' che sta. Ha attivato le lame! Vieni qua tu! Ha attivato le lame il malefico! Io lo disattivo io! No, io lo sto disattivando, ho vinto! E lei cosa ha disattivato? Non lo so, l'avrei riattivato! No! Cosa ho fatto io? Sì, l'abbiamo disattivato due volte. Usa il cavo? Ma sì! Via, così nessuno può! C'è qualcuno? Posso nessuno attaccare dall'alto? Scelerà. Cosa abbiamo nelle mani esattamente? Della coda? Dell'imbottitura? Più o meno, piano. Ah, le bombe a ricerca nuove. Dove? Le viste? Ho visto qua, mi sembrava di aver no, visto. No, piano, non fatti notare, non fatti notare. Eccola! Ah! Tira sulla gamba, spara! Sparaci, sparaci, sparaci. Stai fermo, stai fermo. Spara, spara, spara. Me l'hai fatta esplodere? Non credo che sia stata una buona idea. Non lo so, stavo meglio prima. Perché mi spari? Ma perché me l'hai chiesto tu? Ma che sei cattiva. Io me lo vedo solo qui per un cocktail, non mi spari. Guarda questo qui a faccia scoperta. Ti abbatterò come si fa con un cupero rabbioso. Come un che cosa? Che un cupero? No, un cubero. Cos'è un cubero? È una patata quadrata. Ah, è un cubero. Okay. Oh, mamma mia. Okay. Vabbè, sono cose. No, ma perché non pensate mai nello spazio, vanno di moda, sì. Anche di mattina, cuberi al latte. Al latte. No, è arrivato il boss, ma intanto mi stanno sparando, Dove è andato? Sparisce. Che trasporta? È un Enderman! Dammi la mia death! Malefico! Dai, che è quasi morto! Sta morendo, sta soffrendo, è morto! Non sei protetto! Forza, Ingrenirco,
cosa vuoi di Fossil Grenier? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sei ripotenziato! Sono un milione di nemici diversi! Fa un po' perdere gli scudi, se non sto attento! Bruciali, il capitano Vogue, so dove sia! E qui dietro, colpiscilo! Fallo, fagli male! No, sto finendo gli scudi! Sto finendo gli scudi, no! No, gli scudi no! Sto buttando via l'elettricità! Oh, ho bisogno di una presa! Scusi, una presa! Attento, ce l'aveva con... Non mi è lasciato solo a questo coso! Eh sì, perché ho perso e non so dove ho messo l'alimentatore. Anch'io sono morta. Come sei morta? Sono un po' morta. Quasi morta, non ti preoccupare! Gli scudi! No, cos'è? Chi è a terra? No! Cioè, posso sparare anche a terra? Puoi sparare a terra, non spara, ti salvo io! Non posso sparare a terra. Ti salvo io! Ti sto salvando, ti sto rianimando! Grazie! Ma non posso sparare! Mi stanno lanciando da su, chi mi è stato rianimato? Okay, aiuto! Aiuto, tenimi il muto X, qualcuno mi aiuti! Forse dovevo farla più con calma le missioni. Non possiamo sempre andare a scatafascio verso il mondo! Verso la morte, più che altro! Non sta bene, fagli male! Lo sto spadando! Spadalo! Vedi, è qui, è morto! Tenno, il detonatore della scassa di 78! Era connesso con Vol! Abbiamo finito! È morto, Vol! Una volta per tu! È morto, tu capo! Puoi anche smetterla, non c'è nessuno che controlla che tu stia facendo bene. Puoi andare a casa adesso. Puoi andare a casa adesso, eh. Vai a casa! Io te l'avevo detto di andare a casa, non ci va. E non ci va a casa, non ci vuole andare. Almeno vi abbiamo fatto vedere come funziona la rianimazione. Quando uno deve rianimare qualcuno. Era solo scopo didattico. Certo, come tutti i fail, ovviamente. Aia! Sbagliando si impara, disse il vecchio saggio prima di cadere da un dirupo. Ma ricordatevi, il saggio è colui che impara dagli errori degli altri. Quello è il saggissimo. Proprio. Quello che mangia cuberi da mattina a sera. Mangiare cuberi fa diventare molto saggissimi fa diventare. Sali! Guarda come sale! Sali! Dun 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 dun! Che non lo so fare? Che bello, è troppo bello vedere come sa salire. No. Parkour! No. Parkour! Yeah! C'è anche parkour, eh! Ah! Cosa? Sei caduta di sotto, sì, veramente. Sì. Complimenti! Ma che ti aspettavi? Sono sempre io, no? Guarda lì! Ah, fanno un barbecue! E non ci hanno invitato! No, hanno fatto bene, io non mangio la carne, scusa. Ma è un barbecue di cuberi. Ah, di cuberi? Allora dovevano invitarci. Sapete che è il più grande mangiatore di cuberi della storia? E dopo questa distruggete il pianeta Mercurio finché no, ci siamo? Chi è il più grande mangiatore di cuberi? Kubrick. Dai, ci stava un pochino, no? No. Perfetto, la mia tattica è funzionata. Ho usato prevalentemente il mitragliatore in modo da controllare se effettivamente avrei guadagnato più punti esperienza con esso piuttosto che con la spada, che ho usato invece molto meno. Ed effettivamente sì, abbiamo ricevuto delle mod che servono per modificare il gioco. Cuberi. E qui ci sono le statistiche di gioco. Infatti possiamo anche andare su Venere, benissimo. Oh, che se bello. Vogliamo una bronzatura più tenue. Che brutta faccia. Che carino che sei, eh? Alla chiave del successo. Abbiamo completato la nostra prima linea temporale. Non posso mostrarvi Kira che cosa sta combinando, perché in questo momento sta tinteggiando di rosa le pareti. Però qui possiamo vedere, abbiamo la fucina. Da questa di camera tua, fucina possiamo costruire alcuni oggetti. Se abbiamo i progetti per poterli costruire e abbiamo gli ingredienti per farli, potremo costruire gli oggetti che ci servono per le nostre missioni. Questo è il nostro arsenale, da cui potremo per esempio personalizzare il nostro personaggio cambiandogli i colori e renderlo come più vi aggrada anche esteticamente. Oppure potremo potenziarlo aggiungendogli le mod. Io per esempio ho installato la più 40% della capienza scudo e possiamo installargli tutte quelle che volete, a patto che la capacità sia sufficiente a poterle installare. Quindi per esempio gli voglio dare un 30% di più di salute, e a questo punto avrò aumentato la salute del mio personaggio. E allo stesso modo posso anche moddare le armi, quindi posso aggiungere in qualunque momento tutte le mod che voglio, sempre stando attenti alla capacità. Benissimo, questo in linea di massima è una panoramica di Warframe. Siamo se è piaciuto, secondo noi è un gioco free to play davvero interessante, soprattutto se vi piace come stile quello stellare, quello fantascientifico, e secondo noi è un prodotto davvero molto molto bene. Comunque fateci sapere cosa ne pensate, naturalmente il link è in descrizione. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa puntata. E alla prossima! Ciao!
Fedelab.